questione di minuti. Voi riuscite a vederlo? Non ancora. Ehi, amici, avete visto che il passaggio a livello è... Aspetta, Thomas, dovrebbe arrivare a minuti. Giusto! Young Bao arriva oggi! Viene per i fuochi d'artificio di stasera! Muoio dalla voglia di vederlo! E di vedere la fantastica tigre dipinta sulla sua fiancata! E di sentire il suo fischio che sembra il ruggito di una tigre! Come quello! Deve essere lui! Fate attenzione, gente di terra! Dovete sapere che c'è un passeggero a bordo che sembra essere molto ansioso di vedere tutti voi! Elettrizzante! Roar! Ciao a tutti! Sono molto felice di essere di nuovo con voi qui a Sodor e ho portato una sorpresa per lo spettacolo di fuochi d'artificio direttamente dalla Cina. Wow! È magnifico! Ma puoi raccontarci di nuovo come hai ottenuto il tuo assoggiuffamente fantastico e un po' spaventoso adesivo della tigre? Per favore! Sì, fermo! Oh, non è poi una grande storia. Stavo solo cercando di dare una mano. Ok, ok. È successo quella volta in cui ho salvato... Annie e Clarabel. Annie e Clarabel? Non hai salvato una locomotiva su un crepaccio ghiacciato con uno spalaneve? No! James sta portando Annie e Clarabel da questa parte. Ma il passaggio a livello è bloccato e non hanno visto che sta arrivando Gordon. Dobbiamo fermarli. Oh, sì! Amici, prima stavo cercando di dirvi... Gordon! Gordon! Per tutti gli ingranaggi! Grazie, Young Bao! Ottimo lavoro! Grazie, Young Bao! Davvero elettrizzante! Bravissimo! Neanche ho avuto paura! Cosa c'è che non va, Thomas? Beh, avrei dovuto salvare io la situazione. Ho visto che il passaggio a livello era bloccato. Stavo per avvisare qualcuno, ma... Young Bao è il nostro eroe? Oh, sì! Così avevi l'occasione di essere coraggioso e ti è sfuggita? Sì, avrei voluto mostrare a Young Bao quanto sono coraggioso. Beh, forse non sei la locomotiva più coraggiosa di Sodor, ma sei riuscita a vedere Young Bao mentre si lanciava coraggiosamente a salvare tutti. Beh, avrei potuto farlo anch'io. Sei la locomotiva più coraggiosa. Beh, facciamo le nostre consegne così non ci perderemo i fuochi d'artificio stasera. Ciao, ciao a tutti! Dobbiamo recuperare il tesoro! Non fartela scappare nella torre oscura! Eccola lì! Ormai non ha scampo! Per questi impavidi cavalieri, la vittoria è vicina! Thomas, che cosa stai facendo con quella palla nella mia zona di carico? Non è affatto una palla, Cranky! È un tesoro magico per la fata regina! Beh, questa sì che è nuova! Ho parlato troppo presto! È stata molto astuta! È stato bello finché ha durato! Boxy? Cranky, aspetta! Quel carro merci non doveva essere imbarcato! E quindi dove dovrebbe andare? Ottima idea, Boxy! Cranky, potresti caricare anche me su Bulstrode? Suppongo di sì! Forte! Sembra quasi di volare! Sì, immagino proprio di sì. Grazie, Cranky! Ehi, Bulstrode, dobbiamo inseguire quella sfera! Quale sfera? Io qui vedo soltanto una vecchia palla. Quella non è una palla qualunque. Quella è la sfera del destino! Siamo cavalieri alla ricerca del tesoro magico! Oh, ma io adoro le avventure! Coraggio, amici! Andiamo a prendere quella sfera! Oh, oggi il mare è un po' agitato! Sì, è in arrivo una tempesta! Sta attento, Boxy! Oh, no! Oh! È giunto il momento di fissare quel carro merci! Oh. Aspetta! C'è Skiff! Salve, Skiff! Skiff! Ehi là! Guarda chi c'è!
Oggi è una giornata molto movimentata. Potresti darci una vela? Noi stiamo cercando di riportare la sfera del destino. Arriva. Sarebbe quella vecchia palla là dietro. Oh, ma certo. Me la riporto subito, arriva. Ecco fatto. Gran bel lavoro, Skiff. Ti ringrazio. È stato un piacere. Ora sarà meglio che ammaini la vela e rientri in porto. Ciao, Skiff! Oh, grazie, capitano. È stato un piacere, cavaliere. Eccoci qui. Siamo alla sosta notturna. Natura. Nessun tetto sui fumaioli. Cosa? Niente muri dietro ai respingenti. Io non ci avevo neanche pensato. E la musica della foresta tutti intorno a noi. Io ho tanta paura di dormire lontano da casa. Perché non ce l'hai detto prima? Non volevo che pensaste che sono un treno fifone. È normale essere agitati. Anche io avevo paura di dormire fuori casa. Anche io. Voi? Davvero? Assolutamente sì. Fare il campeggio nei boschi può sembrare spaventoso, ma è anche molto divertente. Proprio così. Ci sono così tanti giochi che si possono fare. Davvero? E quali? Ecco il trenino che allegro va e dolcemente dalla ciminiera il vapore sbufferà. Guarda quante costellazioni, Percy! Quello è treno! Oh, bilanciere! E quella è la piccola carrozza! Credo tu voglia dire toro, bilancia e il piccolo carro! Sapete una cosa? Forse sta iniziando a piacermi il campeggio! Mi fa piacere, Percy! Oh, perché credo sia ora di andare a dormire! Dormire? Sì! Ci aspetta un'altra lunga giornata domani. Sarà meglio riposarci, così potremo fare la nostra consegna. Buonanotte, Thomas. Buonanotte, Mia. Buonanotte, Percy. Chugga. Thomas! 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 Sì, Percy? Per fortuna sei sveglio. Adesso sì, ma cerchiamo di non svegliare Mia. Troppo tardi. Che succede, loco amico? Ci sono così tanti rumori strani qua fuori. Come questo? È soltanto il cri-cri di un grillo canterino. Che il mistero abbia inizio. Ah, qualcuno mi ha fatto un regalo. Forte! Aprilo! Un palo? Chissà che cosa serve. Forse uno stuzzicadenti gigante. O un aggeggio per grattarsi la schiena. Chi me l'avrà regalato? Controlla il biglietto. Per risolvere il mistero di ciò che hai trovato, il prossimo indizio lo trovi sottoterra celato. Questo significa che il palo è solo un pezzo di un puzzle più grande. E che il prossimo pezzo è nascosto sottoterra. Ma dove? Guardate, è un carro merci della vecchia miniera e la miniera conduce sottoterra. Il prossimo indizio deve essere lì. Andiamo! A velocità massima! Aspettaci! Sì! Tenete gli occhi aperti per il prossimo indizio. Chi è che lascia tutti questi indizi? Questo è un altro mistero. Sono perspicaci. Avete
avrebbe visto un regalo per me da queste parti? Dovrebbe avere un grande fiocco viola sopra? Sì! Intendi come quello laggiù? Eccolo lì! Vai ad aprirlo, Kana! È una... scatola del cambio! Lo sapevo! Un attimo, cos'è una scatola del cambio? È una parte del motore che usa l'energia per far girare i componenti. Forse per una gru, o per una motocicletta, o per una giostra. Guarda, sul fiocco c'è un biglietto. Forse anche quello contiene un indizio. Dove qualcosa di vecchio diventa qualcosa di nuovo, è lì che il prossimo indizio, cercando, trovo. Dove qualcosa di vecchio diventa qualcosa di nuovo. Chiunque l'abbia organizzato non vi ha reso le cose facili. Se fossero indovinelli troppo facili, non sarebbero divertenti. Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo. Guardate, il carro merce è il simbolo della raccolta differenziata. E riciclando, le cose vecchie diventano cose nuove. Ci sono! Dobbiamo andare al... centro di riciclo di WIF! Stavo per dirlo io. Lo so, ma non preoccuparti. Saliamo insieme! Come i vagoni delle giostre! E tu sei il passeggero? Tranquillo e sicuro al centro! Ti va di provare? In effetti, qui mi sento bene! Andiamo! Su, su, su per la collina andiamo! Ciuff, 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 ciuff! Pronto? Ce la posso fare! Sono al sicuro in mezzo ai vagoni! Non è così male! Mi rimangio tutto! È terribile! Non è stato poi così male, vero? È stato... fantastico! Il vento in faccia, il vapore che usciva! È stato davvero spaventoso, ma non davvero, non davvero, davvero, no, no! Mi tremano ancora le ruote! Ora che si fa? Questo è il tunnel più buio e spaventoso di Sodor. È proprio come il tunnel buio questo delle montagne russe! A me non sembra così buio e spaventoso! E invece... adesso... abbiamo smesso di gridare? Sei davvero bravo a gridare! Sì, mi sono allenato molto! È stato come volare nell'oscurità, ma più spaventoso e più divertente! Ora che si fa? Andiamo! Questo ti piacerà! Sì, a tutti succede aver paura, è normale! Alla tua velocità il coraggio crescerà! Affronta la paura! E affronta l'avventura! Te lo diciamo chiaro! Noi non ti abbandoniamo! Benvenuti al tracciato più grande, più tortuoso e più a zigzag di tutta l'isola di Sodor! Allora deve essere la curva cannone! Sì, è una grande curva che ricorda le montagne russe! So che hai un po' paura, ma siamo qui con te, quindi se... lo so, andiamo! Sembrava proprio musica! Ma non il tipo di musica che cerchiamo! Oh, sì, giusto! Carly, Sandy, avete visto Gordon? Sì! Ha lasciato queste divertenti lastre di metallo ondulate prima!
Avrebbe dovuto portare degli strumenti musicali a Vicar's Town. Però non è mai arrivato. Forse è all'ufficio postale. Doveva andare lì dopo aver consegnato le lastre di metallo. Andiamo, vi aiuteremo a cercarlo. Perché lo spettacolo deve continuare. Ah, allora è vero che lo dicono tutti. Gordon! Dove ti sei nascosto? Gordon! Cos'era quel suono? Sembrava una specie di musica. Oh, sì, è vero. Stiamo trovando la musica ovunque oggi. Tranne che sul palco del concerto. Gordon ha tutti gli strumenti ed è scomparso. Ho superato Gordon sul ponte levatoio mentre tornavo. Allora andiamo lì. Sì, perché... lo spettacolo deve continuare. Come sapevi che stavo per dire questo? Solo un presentimento. Forza! Se non troviamo presto Gordon, non ci sarà un concerto per nessuno. Andiamo! Deraglioso! Avremmo dovuto raggiungere Gordon ormai. Non arrenderti ancora. Sì, perché io ho la mia campanella portafortuna. E magari, grazie a lei, riusciremo a trovare Gordon. Percy, sei tu? Quella sembrava proprio Gordon. Io sono Gordon. Lo dicevo che la mia campanella porta fortuna. Gordon! Cosa succede? La leva che serve ad abbassare il ponte è bloccata. Il che significa che sono bloccato anch'io. Se non riusciamo a portare gli strumenti ai musicisti dall'altro lato, oggi non ci sarà nessun concerto. Certo che ci sarà. Lo spettacolo deve continuare. Carly, puoi agganciarti al ponte mobile? Ci penso io. Bene, adesso... tira! Il ponte è troppo pesante! Forse se tiriamo tutti insieme... tutti insieme! Tirate! Sì, ce l'avete fatta! Deraglioso! Ottimo lavoro, gente! Adesso, se volete scusarmi, devo arrivare a Vicar's Town prima dell'inizio del concerto. Andiamo! Oh, che meraviglia! I nostri passeggeri non avevano mai visto nulla di simile. Oh, grandioso! Abbiamo quasi raggiunto la costa. Niente più gallerie buie. No, soltanto splendide campagne panoramiche. Eh? Il ponte è alzato. E senza elettricità non possiamo abbassarlo. E ora che cosa facciamo? Kana, tesoro, tu puoi fare qualcosa? Kana, pensi di poterti collegare al ponte come hai fatto con la galleria? Che idea elettrizzante! Scopriamolo subito! Posso collegarmi e alimentare il ponte. Niente corrente, nessun problema. Senza forze. Ho esaurito la batteria. Non fa niente. Andate a Vicar's Town. Io me la caverò. No! Attaccati a me, Kana! È tutto collegato, giusto? Beh, ora tu sei collegata a me e io ti porterò a Vicar's Town! Bel lavoro, Percy! Sulla sinistra potete ammirare il faro di Vicar's Town. Ora è spento, ma quando è acceso è... spettacolare! Spettacolare! Davvero incredibile! Davvero magnifico! Ti ringrazio! È stato senza dubbio un tour panoramico, proprio come dicevi tu! Beh, l'elettricità è tutta collegata, ma lo siamo anche noi! Ce l'abbiamo fatta insieme! Sì! Thank you.
panoramico è stato a dir poco brillante. Caspiterina, come sono simpatica. È vero, molto spiritosa, Clarabel. Ciao ragazzi, sono di nuovo carica e pronta a partire. Perché non ci colleghiamo tutti per il viaggio di ritorno? Ottima idea. Io farò strada. Elettrizzante! Lo consegnerò io, sarà una passeggiata. E per finire, una menzione d'onore va a Percy. Il tuo premio, Percy, è consegnare della vernice. Fantastico! Io adoro il rosso. Secondo voi questo è un rosso coccinella o più un rosso carrozzaletti? Ottima domanda. Controlliamo da un'altra angolazione. Scusa, Percy! Per gli ingranaggi... Davvero tanto! La colpa è solo mia. Ma in realtà mi piace. È più un rosso strisce da veicolo da corsa. Guarda! Thomas, il tuo numero! Il numero uno è coperto! No! Per le rotaie arrugginite! Di sicuro Sandy potrà rimediare. Sì, ma le lanterne devono assolutamente arrivare a Vicarstown prima che il sole tramonti. Quindi Sandy potrà ripulirti al tuo ritorno, Thomas. Ok. A proposito di vernice, dobbiamo riempire di nuovo i tuoi barattoli, Percy. Vieni con me. Direi che vuol dire che non sei più la locomotiva numero uno, Thomas? È soltanto vernice, sono ancora il numero uno e non può fermarmi nessuno! Ops! Forse non è soltanto vernice! Non è soltanto vernice, sono ancora la locomotiva numero uno! Un po' di vernice non cambia niente! Certo che è solo vernice! Un attimo, le mucche non dovrebbero essere già qui. Ho sbagliato binario! Io non sbaglio mai binario! Cosa? Non è un grande problema, ho sbagliato binario, ma posso rimediare. Ho dimenticato di agganciare il mio carico e ho sbagliato binario. E allora? Sono ancora la locomotiva numero uno? Oh! Oh? Nessuno si accorgerebbe di questo binario rotto. Qualcuno dovrebbe aggiustarlo. Sono ancora il numero uno. Stavamo inseguendo un arcobaleno. Sì, ogni volta che ci avviciniamo lui si allontana. Aspettate un attimo, per caso l'arcobaleno che state cercando ha i colori rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola? Sì! L'hai visto? Allora siete più vicini di quanto pensate. Oh, eccolo là! Avanti, andiamo a vedere cosa c'è alla fine di quell'arcobaleno. Cosa c'è alla fine dell'arcobaleno? Forse una grande cesta piena di fischietti. Ehi, aspettatemi! Adesso niente potrà più fermarci! Wow! Non avevo mai visto quella montagna prima d'ora. Sì! Vedo l'arcobaleno, ma non un modo per salire sulla montagna. Questi binari portano attorno alla montagna, non sopra. Oh, non c'è speranza! Senza dei binari fino alla cima non raggiungeremo mai l'arcobaleno! È impossibile! Che cosa è impossibile? Lassù c'è un arcobaleno che vogliamo raggiungere! Forte! Sembra che il binario si possa raggiungere da dietro i cespugli. Hai trovato l'ingresso segreto! L'ho fatto! Voglio dire,
L'ho fatto! Ma come ci arriviamo? Il binario è rotto. Non vi preoccupate! Un binario per l'arcobaleno sta per arrivare! Non temere! Sandy e Carly, i vostri problemi saprà risolvere! Clack, clack, qui! E uno snap lì? Qui un clack, lì uno snap, ovunque un clack, snap! Presto! L'arcobaleno sta scomparendo! Qui un clack, lì uno snap, ovunque un clack, snap! Ecco il nuovo collegamento realizzato da Sandy e Carly! Grazie! Forza, amici miei! Tutti a velocità massima! Ah, alla fine dell'arcobaleno! Hey! Che sorpresa troverai! Alla fine dell'arcobaleno che c'è? Tu non ci crederai! Hey! Ci siamo quasi ormai, siamo vicini, sì! L'arcobaleno finisce proprio qui! La fine dell'arcobaleno! Wow! Che arcobaleno favoloso! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Andiamo sulla spiaggia dove volano i gabbiani! E vedrà un posto nuovo oggi, non domani! La brezza del mare è più fresca di così! Andiamo alla spiaggia di... Oh! Oh! Non avevo mai visto quel ponte mobile! Mai visto? Ma questa è la tua scorciatoia! Mm. Abbiamo sbagliato strada! Mm. No, probabilmente sarà nuovo! A me non sembra poi così nuovo! Comunque sia, andiamo! Dobbiamo provare la discesa almeno una volta! Sbuffi e scoppietti! Adoro i ponti mobili! Prova tu! D'accordo! Tutti alla spiaggia! Ehi, quelle sono le montagne del mio percorso. Sembrano molto lontane da qui. Per fortuna questa è una scorciatoia. Sicuramente una splendida scorciatoia. Fantastico! Wow. Oh, non mi avevi detto che incontravamo una torre idrica rosa? Una torre idrica rosa? Che bella sorpresa! Ciao, Mucca! Io sono Nia. Adoro le tue macchie. Ti va di ballare? Non mi sembrava di aver visto una fattoria. Ehi, Nia! Forse dovremmo muoverci! Giusto! Posso darci dentro con la mia amica Mucca un'altra volta? Ciao, Mucca! Ciao, Torre Idrica Rosa! Credo che sia da questa parte. Andiamo! Oh no! Un attimo! Ma quella lì non è la torre idrica che abbiamo appena superato! No, no! Quell'altra era molto... più rosa! Davvero? Perché sono quasi certa che quella sia la stessa mucca di prima! Harold e Thomas e Percy, salve amici, passo! Harold l'elicottero! Wow, è davvero fantastico vederti! Ricevuto, a voi la parola, passo! Primo ufficiale Percy, siamo di fronte a una deviazione dell'oceano! Andiamo a sinistra, verso le mucche! Credo che ci tenga molto a farti vedere quelle mucche! Sì, io e Thomas stiamo proprio consegnando un sottomarino! Sono delle belle mucche. Beh, ho una consegna al porto. Passo e chiudo.
vediamo presto! Oh, non riesci a sentirmi con quelle eliche! Oh? Percy? Stai bene, Percy? Scusa, capitano, non ti sentivo con il rumore delle eliche di Harold. Sì, neanch'io ti sentivo. Le sue eliche sono rumorose. Ma Harold è fantastico! Assolutamente sì! Ma ci serve un modo per comunicare e capirci nel caso ci fossero degli altri rumori. Anche se ci sono dei rumori, i nostri fischietti sono più rumorosi. Facciamo così. Un fischio significa sì. E due no. Grandioso! E un fischio più lungo vuol dire più veloce. E due più piano. D'accordo, chiaro! E quattro scoppiettii veloci per dire velocissimo! Uno scoppiettio e mezzo per dire un pochino più veloce! Tre fischi veloci per fermarsi e poi per ripartire! Allora! Sono molte cose da ricordare! Allora tutto chiaro? Beh... Bene! Rimettiamoci sui binari! Primo ufficiale Percy, attraversiamo velocemente quella galleria! Un lungo fischio! Ok, quello era un lungo fischio, significa vai più veloce! È riuscito a capirmi, ok! Allora andiamo! Oh, il ponte è sollevato, dobbiamo fermarci! Sono tre fischi! Che cosa significano 12 fischi? Forse Percy non riesce a sentirmi dall'altro lato della montagna. Devo trovare un altro modo. Oh! Eh? Oh, forte! Thomas mi sta segnalando di fermarmi! Segnalando di fermarmi! Stop! Un'altra giornata tranquilla sul fiume, Thomas? Molto, molto tranquilla. Nel tunnel, ti senti bene? Gordon non vuole che fischi durante la consegna. Ma senti qua? Grandioso! Ed è ciuffo fantastico fischiettare quando si porta un carico a destinazione. Lo so! Gordon non vuole che mi diverta a modo mio. Ti stai riferendo al tuo parco giochi di stamattina? Oh, ecco perché se ne sono andati. Le salite ripide ti spaventano. Sì, moltissimo. E per questo non le trovi divertenti? No, per niente. Infatti, il mio giro della morte non ti piaceva perché ha una salita ripida. Sì, esatto. Quindi il mio super divertentissimo giro della morte per te era super... spaventosissimo. Oh, Percy, non volevo farti sentire a disagio. E non ero l'unico. Oh? Ciao, Thomas! Percy, aspetta! Puoi farcela! Puoi farcela! Ciao, Kana! Devo concentrarmi. Per me è difficile fare le curve. Oh, giusto! Come nel percorso a zigzag! Per questo non ti sei divertita stamattina. Sì. Ehi, Kana! Mi dispiace! Ciao, Kana! Tanto! Aspetta! Detto che il fang è divertente. In effetti è piacevole sulle ruote. Oh, ecco perché continuavi a saltare nel fango invece di superarlo. Oh? Ora ho capito cosa ho sbagliato. Ho fatto delle regole perfette per me. Invece ognuno si diverte a modo suo. Ora so come rimettere tutti in pista. Ciao amici. Ho una sorpresa per voi al percorso a ostacoli. Venite a vedere. Io devo spazzolarmi la ciminiera, ecco. Sì, e io devo andare a ricaricarmi. Se ve lo chiedessi come piacere, piacerissimo tra amici? D'accordo, Thomas. Andiamo a vedere questa sorpresa. Ta-da! Il nuovo e migliorato super extra incredibile parco giochi! Ho
ho capito che ognuno si diverte a modo suo. Quindi ho creato un nuovo tracciato con qualcosa di speciale per ognuno di noi. Ti piace la nuova zona delle super accelerate? Elettrizzante! Il mio piano non ha funzionato. Adesso non riusciremo mai a portarlo alla parata. Aspetta! Sta tornando indietro! Quasi! È troppo in alto! Persino il mio vapore non fa che allontanarlo! Aspetta un secondo! È più lontano di prima? Questo significa che possiamo usare il vapore per spingere il palloncino dove vogliamo! Ma anche se lo spingessimo fino a Vicarstown non riusciremmo mai a prenderlo lassù! Allora è il momento di improvvisare! Improvvisare? Sì, sai, inventare sul momento! Allora ok, improvvisiamo! Ehi, se spingiamo Fluttuante verso la montagna a Belvedere potremo prenderlo dall'alto! Ma come faremo a riagganciarlo a te, Nia? Sandy e Carly hanno dei ganci! Sì, vado a chiamarle! Andrò a velocità massima e vi aspetterò sulla montagna! Grazie, Kana! Andiamo, Thomas! So come arrivare! Un po' di vapore qui... e un po' di vapore... lì! Ci sono Carly e Sandy con Kana! Siamo qua su! Ehi là! Ehi voi, laggiù! È il momento! Diamo al palloncino un'ultima spinta! 3, 2, 1! Fantastico! Fantastico! Andiamo! Previsto. Non preoccuparti, ci penso io. Ci penso io. Sì! Bravo, lavoro! Sì! Assolutamente fantastico! Se muggiamo come abbiamo fatto stamattina, loro ci risponderanno e le troveremo. È come un gioco d'ascolto. Questa è musica. Viene da quella parte. I trattori muggiscono? No, ma le mucche sì. Ce l'abbiamo fatta! 4 mucche trovate, 6 a zampa libera! Con un mumu qui, un mumu lì, qui un mumu lì, un mumu ogni dove mumu. Questa è musica! Lì un mumu ogni dove un mumu. Con questa sono 5 e con questa sono 6. Qui un mumu lì, un mumu ogni dove mumu. 7 mucche! Muuuuh! 8 e 9 mucche! Dieci mucche! Questa era l'ultima! E ora muoviamoci! Siamo tornati! E giusto in tempo! Ho riparato il cancello così le mucche possono tornare a casa!
piano piano. Ok, è la vostra fermata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh no! 10! Dieci mucche? Siete stati bravi a tenerle tutte d'occhio. Vi sarete concentrati molto. In realtà abbiamo giocato. Avete giocato? Sì, abbiamo fatto dei giochi che ci hanno aiutato a concentrarci. Ma sembra abbiano funzionato. A proposito di giocare, chi vuole cantare nella vecchia fattoria tornando a casa? Io! Anche io! Suppongo potrei unirmi a voi. Nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Quante mucche, zio Mecco? Forse non dovremmo parlare di mucche. Cani? Perfetto! Con un bau bau qui e un bau bau lì, in ogni dove bau bau. Nella vecchia fattoria. Diesel! È troppo lontano per sentirci! Prenderemo una scorciatoia, così riuscirò sicuramente ad arrivare in tempo! Oh no! È andato a destra verso il canyon delle frane! Con tutti quei rossi! Mega potrebbe esplodere in qualsiasi momento! Andiamo! Dobbiamo raggiungerlo! Non posso fare tanti! Oh! Non ho il tempo di rallentare su questi dossi! Ma... così rischio di danneggiare il mio carico! Sta rallentando! Sì, ma Thomas, noi invece no! No! Qui. C'è stato uno scambio con il tuo carico! Hai preso Mega per sbaglio! Mega? Sì! Quel vagone farà esplodere coriandoli in tutte le direzioni! Kaboom! Coriandoli? Oh, adesso ho capito! Un altro scherzo, vero? Sì, ok, haha! No, no! Questo non è uno scherzo! Stiamo cercando di aiutarti! Questo è il tuo carico! Come se io potessi davvero cascarci! Ora, se volete aiutarmi, lasciatemi fare il mio lavoro! Non ha creduto alle nostre parole! Anche se arriverà in tempo, non avrà importanza se consegnerà il carico sbagliato! Che cosa possiamo fare? Ti dirò che cos'è che non faremo! Non ci arrenderemo mai! Niente potrà fermarmi stavolta! Oh no, neanche voi! Bel tentativo! Il porto di Brendam! Niente e nessuno potrà impedirmi di consegnare questo carico in tempo! Ma per essere sicuro che quei burloni non cerchino di rallentarmi con i loro scherzetti... Laggiù! Ci ha deviati su un altro binario! Ed è quasi arrivato al porto di Brendam! Quando arriverà con Mega, i suoi sogni di consegnare in tempo andranno in fumo! Thomas non riuscirà mai a battermi! Aspetta! È la direzione sbagliata! Thomas, prendi! Grazie, ragazzi! Prossima fermata! È il momento di mettere il turbo! Vai, Thomas! Preparati ad essere superato perché Diesel è tornato! Oh, io lo so e lo sai tu, arriverò per primo su. Questo
dovrebbe rallentarlo. Ci vediamo al traguardo! Oh, io lo so, e lo sai tu, non devi vincere più. È davvero pesante! Oh no! I vagoni! Ci picchia! Ci è mancato poco! Caspita! Tranquillo, Thomas! Ho scambiato i binari per fermare i vagoni in fuga! Carly, quello è un binario morto! Guarda! Ops! Così finirò per cadere anch'io! Oh no! Tuffo nel fango epico! Forza! Dobbiamo rimetterti sui binari! A che servirebbe? Diesel ha troppo vantaggio, non vincerò mai la gara. Allora è vero che non sono la locomotiva numero uno. Sei ancora il numero uno per me. Si può essere una brava locomotiva senza vincere una gara, Thomas. E hai promesso a Gordon di consegnare il suo carico a qualunque costo. In effetti, avete ragione. Ho detto parola di Thomas ed è una promessa. Io lo so, e lo sai tu, la promessa conta di più. Noi lo sappiamo, e lo sai tu, ti spingeremo fin lassù. Grazie ancora, amici!